Il cocoricò chiuso per Capodanno. Anzi no. Un'ordinanza del comune di Riccione ha revocato la licenza alla discoteca Cocoricò non per fatti dovuti a droga o incidenti come uno potrebbe inizialmente pensare, ma per un debito non pagato della Tari, la tassa sui rifiuti. Sì, lo so, ti scappa da ridere. Ma la notizia è invece seria, perché il Cocoricò rischierebbe di non fare il Capodanno, l'evento speciale per i 30 anni del Cocoricò, con una line-up da paura, soprattutto per gli amanti della techno. E allora si è generato ovviamente tutta una serie di botte e risposte sul web, fino a che Fabrizio De Meis, il CEO della società che gestisce il Cocoricò, ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali in merito, come riportato da Soundwall. Intanto, i fatti. Si parla di un debito da 80.000 euro di tasse dei rifiuti non versate al comune e di conseguenza la decisione di agire di ordinanza di chiusura per i 3 mesi. Intanto, la prima precisazione è che quel debito non si riferisce soltanto all'anno in corso, ma sono debiti anche degli anni pregressi e soprattutto delle gestioni precedenti. Quello che stupisce un po' De Meis è come, a fronte di un periodo di concertazione nella quale si cercava di trovare un accordo delle forme di pagamento e, come dire, come risolvere questa situazione critica, è stata questa decisione, passando direttamente ai fatti e finendo su tutti i giornali. Il debito relativo al 2018 è, detta di De Meis, di 16.000 euro, che saranno prontamente versati. Una cosa importante che genera tutto questo è che la mancanza di fiducia del fatto che si svolgerà l'evento di Capodanno può creare dei danni economici importanti per una serata che ha un investimento considerevole e soprattutto ha bisogno di un certo periodo di promozione perché si vendano tutte le prevendite necessarie. De Meis si dichiara stupito da questo atteggiamento di intransigenza. Le riflessioni che si aprono sono tante. Beh, innanzitutto nessuno mette in dubbio che si debba pagare le tasse, che non ci debbano essere delle irregolarità e che i comuni hanno come arma, forse l'unica, per farsi rispettare, quindi per pretendere quello che gli spetta, di revocare la licenza anche per periodi limitati. Si può discutere sul fatto che un locale stagionale debba pagare cifre assolutamente importanti per la tassa sui rifiuti, di cui, entrando leggermente nel dettaglio, c'è una quota fissa in base ai metri quadri e una quota variabile in base a quello che viene consumato e smaltito. Perché la quota fissa di un locale stagionale è la stessa di un locale che è aperto tutto l'anno? Punto di domanda. Il problema è che comunque non si può discutere delle leggi dopo che ti hanno beccato in fallo. Bisognerebbe farlo prima, o comunque bisognerebbe farlo a monte. Non ci si può lamentare di una cifra enorme da pagare e allora mettere in discussione l'impianto di regolamentazione, che sto, come dire, a prescindere se si parli di discoteche o di quant'altro. Il punto è sempre quello: la discoteca è sempre vista sì come risorsa, ma anche come problema. E siamo sempre alla mercé dell'amministratore di turno, delle sue idee politiche, che in qualche modo ti può staccare la spina da un momento all'altro. E questo, per chi fa impresa, è comunque sia deleterio, a prescindere di quello di cui si parli. Rimane il fatto che comunque se delle regolarità ci sono, il comune ha il diritto di revocare o comunque di intervenire in qualche modo. Staremo a vedere come si svilupperà la vicenda, anche perché purtroppo prima corre la voce della chiusura del Cocoricò e poi si fa fatica a far sapere a tutti che invece no, l'evento di Capodanno si farà. E allora l'intento del video è anche questo: il Capodanno al Cocoricò si farà, almeno in a prova contraria. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi, un bel like e a presto!